qualche minuto e iniziamo, eh? Anche perché non ho le carte con me, quindi. Eccoci, buongiorno a tutti, pochissimi minuti di ritardo e mi scuso con i tanti che so ci stanno seguendo in attesa di conoscere quali iniziative la Regione abbia assunto dopo la decisione comunicata dall'AIFA di sospendere cautelativamente la vaccinazione con il vaccino di AstraZeneca. Alcuni minuti fa, prima di salire per questo momento di incontro, anche in diretta sui canali della Regione, ho firmato la sospensione delle vaccinazioni in adesione al documento predisposto da AIFA, che, come ha chiarito il ministro Speranza, si tratta di una sospensione cautelativa in attesa delle decisioni che nella giornata di domani dovrebbero essere assunte dall'EMA. Chi ci ascolta deve capire come funziona il fenomeno della farmacovigilanza, perché quello che sta accadendo in queste giornate è senza dubbio la dimostrazione che in Italia e in Europa il fenomeno della farmacovigilanza funziona in maniera assolutamente tempestiva, immediata e nell'interesse dei cittadini soprattutto. I principali paesi europei hanno deciso di voler approfondire nelle giornate di domani e dopodomani gli effetti che sono stati rappresentati anche da molti mezzi di comunicazione sul vaccino di AstraZeneca. E alcuni minuti fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito ulteriormente che il vaccino è assolutamente sicuro. Questo ho il dovere di dirlo perché in Sicilia fino ad oggi sono oltre 115.000 i cittadini che hanno ricevuto un vaccino AstraZeneca. E la prima cosa che deve essere chiara anzitutto a loro che le evidenze scientifiche ad oggi chiarite da AIFA, Organizzazione Mondiale della Sanità, e dall'EMA indicano con chiarezza che il vaccino è un vaccino sicuro. Peraltro è stato fino ad oggi somministrato in milioni e milioni di dosi in tutto il mondo. Presidente Musumeci ha rilasciato poco fa una dichiarazione nella quale invoca tempi rapidi, chiarezza e soprattutto un messaggio ultimativo da parte degli enti competenti. Anche perché in queste ore moltissimi cittadini siciliani e non soltanto siciliani, comprensibilmente preoccupati, hanno deciso di rinunciare o rinviare la propria vaccinazione. Ecco perché la Sicilia chiede che si faccia chiarezza, che si faccia presto, alla luce di un lavoro importante che è già stato svolto e avendo somministrato, come vi dicevo, quasi 115.000 vaccini con AstraZeneca, quasi 400.000 dosi con Pfizer e circa 19.000 dosi con Moderna. E mentre oggi abbiamo inaugurato il settimo hub vaccinale e siamo reduci da una lunga riunione anche con le forze armate per prepararci alla vaccinazione di massa. È chiaro che questo
atteggiamento di prudenza va nell'interesse dei cittadini, ai quali non si può chiedere di sottoporsi ad una vaccinazione nella incertezza di dati scientifici. E io ritengo che abbia fatto molto bene l'Agenzia Italiana del Farmaco a prendersi il tempo necessario, perché di giorno in giorno stava iniziando anche a crescere un sentimento di allontanamento dalla vaccinazione che sarebbe stato molto sbagliato. Questa notizia di oggi ovviamente crea un problema. Abbiamo comunicato a tutti i cittadini che si erano prenotati con il vaccino di AstraZeneca che fino a nuove disposizioni questo sarà sospeso. Contemporaneamente è arrivata un'altra notizia non assolutamente edificante, e cioè di un calo dell'invio dei vaccini AstraZeneca di 40.000 unità, ne attendevamo 50.000 dosi nei prossimi giorni ed invece saranno 10.000, che però è compensato da un aumento sostanzioso delle dosi del vaccino Pfizer, delle quali attendevamo nella prima settimana di aprile 50.000 dosi, e invece oggi abbiamo appreso che saranno circa 100.000. A questi vaccini si aggiungerà quello di Johnson & Johnson, che è stato autorizzato, e la campagna di vaccinazione deve poter superare questo momento difficile. Domani alle ore 15 sarà aperto il portale della Regione per potersi prenotare per i soggetti estremamente fragili. Si tratta del portale nel quale fino ad oggi si sono prenotate centinaia di migliaia di cittadini siciliani. Il sito è siciliacoronavirus.it. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di prenotarci attraverso il call center, e quindi i cittadini potranno o decidere di fare la propria prenotazione attraverso la piattaforma, o attraverso il call center, o attraverso i medici di famiglia. Il mio invito è ovviamente quello alla massima cautela che ha fatto proprio il ministro Speranza, ma è anche un invito a non guardare con diffidenza alla vaccinazione, che resta ancora oggi l'unico antidoto possibile per uscire dall'emergenza coronavirus. Ai 9 hub provinciali e alle sedi di vaccinazione si aggiungeranno ulteriori luoghi nei quali si potrà effettuare il vaccino. È in corso la definizione dell'accordo con le farmacie. Abbiamo lavorato ad un protocollo con le associazioni degli industriali per poter avvicinare la vaccinazione anche sui luoghi di lavoro. Il governo nazionale assicura che nel mese di aprile cresceranno sensibilmente le dosi, così nel mese di maggio e nel mese di giugno. Il nostro obiettivo resta assolutamente quello di completare la vaccinazione entro la fine dell'estate. La Regione non ha il compito di organizzare il piano nazionale dei vaccini. La Regione ha il compito di organizzare la somministrazione dei vaccini secondo quello che è stabilito dal Piano Nazionale. A questo lavoro ci siamo uniformati. Fa male quello che sta succedendo in queste ore, perché c'era stato grandissimo entusiasmo da parte di centinaia di migliaia di cittadini siciliani che vedevano e continuano a vedere nel vaccino la luce in fondo a questo lungo tunnel che abbiamo attraversato in questi 12 mesi. Non dobbiamo perdere la speranza,
non dobbiamo farci sopravvincere dalla preoccupazione per alcuni effetti dei vaccini. Dobbiamo sapere che sono decine di milioni i vaccini autorizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che vengono somministrati in ogni parte del mondo. In modo particolare del vaccino di AstraZeneca ne sono stati somministrati quasi 10 milioni di dosi nel solo Regno Unito, in Inghilterra, e quindi parliamo comunque di una sicura profilassi medica. Questo ci tengo ancora una volta a ribadirlo, perché se io fossi uno dei cittadini siciliani ai quali è stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in questo momento vorrei sapere se ci fossero delle controindicazioni di qualsiasi natura e soprattutto se la seconda dose, che è prevista a 3 mesi dalla prima, deve essere portata a termine. Domani l'AIFA darà questa risposta. Informalmente ci è stato fatto sapere che questo eccesso di precauzione da parte di tutti i principali stati europei serve a dare sicurezza ai cittadini, affinché la campagna possa proseguire nei modi più rapidi e soprattutto dando a tutti coloro che lo vogliono la possibilità di ricevere il proprio vaccino. Io penso che questo lavoro di vaccinazione potrà proseguire nelle prossime giornate. Nel mese di aprile cercheremo di superare le 35.000 dosi al giorno alla luce dei vaccini che vengono comunicati dal governo nazionale. L'asticella per raggiungere gli obiettivi è a portata di mano. Dobbiamo riuscire ad arrivare in tempi veramente, veramente ravvicinati a completare la fase di vaccinazione. Ma per poterci riuscire non dobbiamo avere paura del vaccino più di quanto non faccia paura il virus. Questo mi permetto di volerlo dire, perché se in Sicilia abbiamo di molto superato le 500.000 dosi di vaccino inoculato, è evidente che c'è voglia da parte di tutti i cittadini di riprendere il più possibile la normalità. Io vi sono grato, se c'è qualche domanda da parte dei giornalisti perché io possa rispondere. Massimiliano Radifini, Italpress. Assessore, le chiedevo se chi era prenotato col vaccino AstraZeneca, cioè si sta pensando di lasciare insomma, la lista per com'è e magari somministrare un altro tipo di vaccino in attesa insomma, che si capisca come proseguire con AstraZeneca. E poi le volevo chiedere da assessore se le dà un po' di rabbia, insomma, dopo tutto lo sforzo che si è fatto, che ha fatto anche la regione siciliana, di vederlo diciamo parzialmente vanificato, perché a questo punto, come diceva lei, è corretto che comunque i cittadini si sentano in questo momento incerti se farlo o non farlo, e le tante rinunce che ci sono state. Sulla prima domanda attendiamo la giornata di domani, nel senso che ci sono stati molte decine di migliaia di cittadini siciliani che si sono prenotati per il vaccino AstraZeneca. Ricordo che 120.000 erano soltanto nella fascia di età tra i 70 e gli 80 anni, e quindi un numero molto importante, più una parte del corpo docenti che lo ha già potuto avere somministrato, forze dell'ordine, forze di polizia. Proseguiremo ovviamente con la vaccinazione per tutti. Per individuare quale tipo di vaccino abbiamo il dovere di attendere la giornata di domani. Ovviamente il crescere dei vaccini autorizzati dall'EMA ci darà la possibilità di poter andare avanti. Io per primo muovo l'auspicio affinché non ci siano soltanto i 3-4 vaccini fino ad oggi disponibili. Nel mondo ce ne sono diversi altri. Sappiamo che l'EMA, per esempio, sta lavorando sullo Sputnik e su altri vaccini. L'auspicio è che tutti quelli che vengono somministrati nel mondo possano essere somministrati anche in Europa e quindi in Italia. Sulla seconda domanda è chiaro che fa male. Fa male perché abbiamo lavorato tanto, fa male perché se io in questo momento fossi un cittadino che guarda la televisione e che si informa su tutto quello che accade
avendo alle spalle 12 mesi difficili, perché la vaccinazione arriva dopo 12 mesi che per ogni cittadino sono stati pesanti, e quindi il livello di aspettativa sulla vaccinazione era ed è molto alto. Noi non possiamo permetterci di creare tra i cittadini la psicosi del vaccino, ma per fare questo servono informazioni chiare. Ecco perché il Presidente della Regione ha detto nell'immediatezza della sospensione, anche la Regione chiede alle autorità competenti di fare la massima chiarezza possibile. Se c'è chiarezza, dopo un iniziale e comprensibile rallentamento, sono convinto che ci sarà anche una cospicua ripresa. I cittadini vogliono vedere che tutto vada bene, e se saremo capaci di far comprendere che non c'è nulla di cui temere e che la campagna può proseguire in maniera adeguata, io sono convinto che anche questo momento, che è di scoramento e di dispiacere, poi riuscirà a diventare un momento di importante investimento sul futuro. Laura Tripoli, Yes Life. Le posso chiedere, Assessore, come mai in diversi paesi europei si è deciso di sospendere il vaccino già da giovedì scorso, invece in Italia arriva solo oggi questa decisione? La decisione l'assume l'AIFA, che è l'Agenzia di Regolazione del Farmaco, è arrivata dopo che i ministri della salute dei principali paesi europei hanno assunto una decisione comune. In questo momento io ritengo che le decisioni comuni siano importanti. Non dimentichiamoci mai, lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parliamo di un vaccino che non ha fino ad oggi nessun nesso di causalità accertato con eventi letali o con possibili situazioni che mettano in pregiudizio la salute. Assessore, buonasera, Pietro Minelli di Palermo Live. Un paio di domande, intanto per ricollegarmi alla domanda del collega: lei non teme, a causa di quello che è avvenuto proprio in queste ore con la sospensione di AstraZeneca, un contraccolpo nella campagna di vaccinazione? E soprattutto, che messaggio vuole dare a chi ha già avuto somministrato il vaccino AstraZeneca? L'ho detto prima, chi è una delle informazioni che ho voluto assumere nell'immediatezza, perché se io fossi uno di quei 115.000 siciliani che hanno avuto somministrato il vaccino di AstraZeneca, oggi vorrei sapere se la mia salute è a rischio. La risposta che noi possiamo dare, e che domani ulteriormente verrà certificata dall'AIFA, è che non c'è alcun rischio per tutti coloro che hanno avuto somministrata la prima dose di vaccino. Sul contraccolpo per la campagna è inevitabile. All'inizio si pensava che fosse una vicenda solo siciliana. C'è una sorta di pregiudizio diffuso, ma a questo siamo ormai abituati, per il quale quello che si fa in Sicilia sia sempre peggio di quello che accade altrove. E quindi avevamo immaginato che i furbetti fossero soltanto un fenomeno siciliano, e poi lo abbiamo visto sparso su tutto il territorio nazionale. Grave, ovunque si sia verificato, non soltanto da noi. Avevamo pensato che l'allontanamento dal vaccino di AstraZeneca fosse anche questo un fatto soltanto siciliano, e invece posso dirvi che, interfacciandomi con quasi tutti i colleghi delle altre regioni italiane, questo stesso sentimento di preoccupazione si viveva ovunque. E allora forse è stato meglio così. È stato meglio fermarsi qualche giorno, dare agli scienziati la possibilità di mettere l'opinione pubblica nelle giuste informazioni e poi ripartire. Se non ci sono altre domande, l'ultima e poi andiamo. Buonasera Assessore, sono Maria Calabrese del Sicilia.it. Sono state fatte le restrizioni a un'importante campagna vaccinale. Volevo sapere qual è, a seguito di tutto questo, qual è l'attuale andamento della curva epidemiologica in Sicilia. I dati sono positivi, sono confortanti? La curva epidemiologica in Sicilia riflette un andamento abbastanza stabile in questi giorni, nel senso che ci sono alcune aree territoriali nelle quali la crescita è ordinata ma costante. Da alcuni giorni avvertiamo un
graduale crescita della ospedalizzazione che invece nelle settimane scorse era sembrata regredire in maniera forte. Io penso che i cittadini siciliani metteranno a tesoro i prossimi 15 giorni. Il Presidente della Regione è intervenuto con tempestività ovunque è stato necessario fare una zona rossa. Per molti ha fatto male la decisione del governo centrale di partire tutti da una zona arancione. Io mi permetto di osservare semplicemente che questo non è il momento di polemizzare con altri livelli di governo, è il momento di mettere a frutto le prossime giornate e puntare assieme alla vaccinazione a ritornare il più possibile a una vita normale. Se sarà necessario qualche giorno in più, forse può anche essere utile. Salve, l'ultima. Sì, Rosara Bonfardino di Palermo Today. Volevo chiederle chi verrà vaccinato durante la sospensione di AstraZeneca, se le hub vaccinali saranno aperte, funzioneranno regolarmente. Aveva già anticipato che quante saranno le dosi di AstraZeneca che arriveranno nel mese di aprile. Per Moderna, quante dosi ci sono, sia di Moderna che di AstraZeneca al momento, e quanti ne arriveranno di Moderna? Grazie. Allora, intanto si continua a vaccinare in tutti gli hub, si continua a vaccinare in tutte le sedi vaccinali, tutti i cittadini over 80 avevano già confermato una prenotazione con il vaccino di Pfizer e ci sono ancora molti posti liberi, e quindi il mio invito è anzitutto per tutti coloro che hanno un papà, una mamma di età superiore agli 80 anni o essi stessi se ci stanno in questo momento seguendo, è di prenotare la vaccinazione se ancora ad oggi non lo hanno fatto, così come si prosegue con i vaccini Pfizer e Moderna fino a nuovo ordine, verrebbe da dire. Le dosi previste nel mese di aprile erano complessivamente circa 600.000, vediamo cosa si determinerà nelle prossime giornate, perché anche l'aumento di quasi il doppio di alcune consegne di Pfizer ci potrebbe mettere nelle condizioni di recuperare ciò che si dovesse determinare come gap sulle dosi di AstraZeneca. Grazie a tutti, buongiorno.